capace di diffondere in ogni luogo luce di misericordia, la famiglia ha accolto Dio nella storia. Da 2000 anni quell'alleanza di amore e fedeltà si rivolge al mondo come modello di dedizione in cui si può crescere come Gesù in sapienza, età e grazia. Domenica, festa della Santa Famiglia di Nazareth, il Giubileo ha celebrato uno dei grandi eventi in calendario, dedicato al nucleo familiare, cellula originaria di ogni società, sulla cui missione Papa Francesco ha riflettuto prendendo spunto dalle letture. La vita della famiglia, ha osservato il Pontefice, è un insieme di piccoli e grandi pellegrinaggi. Importante è camminare insieme ed avere una stessa meta da raggiungere. Sappiamo che abbiamo un percorso comune da compiere, una strada dove incontriamo difficoltà, ma anche momenti di gioia e di consolazione. In questo pellegrinaggio della vita condividiamo anche il momento della preghiera. Cosa può esserci di più bello per un papà e una mamma di benedire i propri figli all'inizio della giornata e alla sua conclusione? Un pellegrinaggio quotidiano in cui si sperimenta la gioia del perdono. Il perdono, ha spiegato il Pontefice, è l'essenza dell'amore che sa comprendere lo sbaglio e porvi rimedio. È all'interno della famiglia che ci si educa al perdono, perché si ha la certezza di essere capiti e sostenuti nonostante gli sbagli che si possono compiere. Affido a tutte voi, care famiglie, questo pellegrinaggio domestico di tutti i giorni, questa missione così importante di cui il mondo e la Chiesa hanno più che mai bisogno. Prima dell'Angelus, dalla finestra del Palazzo Apostolico, Papa Francesco è tornato a parlare dell'esempio della Casa di Nazareth, definendola autentica scuola del Vangelo, un modello su cui meditare affinché ogni famiglia diventi sale della terra, luce del mondo, lievito per tutta la società. Dall'esempio e dalla testimonianza della Santa Famiglia, ogni famiglia porta indicazioni preziose per lo stile e scelte di vita, e può attingere forza e saggezza per il cammino di ogni giorno. È nella famiglia unita che i figli portano a maturazione la loro esistenza, la loro personalità, vivendo l'esperienza significativa ed efficace dell'amore gratuito, della tenerezza, del rispetto reciproco, della mutua comprensione, del perdono e della gioia.